19 dicembre 1992. Muore a 73 anni in seguito a un incidente stradale Gianni Brera, tra i più noti e apprezzati giornalisti e scrittori sportivi italiani. Mi han detto è vecchio. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il 2 luglio 1945, Brera, per la Gazzetta dello Sport, comincia a organizzare in pochi giorni il Giro d'Italia di ciclismo, che avrebbe preso l'avvio nel maggio successivo. Lasciata la Gazzetta, Brera viene chiamato al Giorno, appena creato da Enrico Mattei, dove affina un nuovo stile di scrivere e di raccontare. È il famoso linguaggio alla Brera, io quando amato, pieno di neologismi, ancora in uso oggi nel gergo calcistico. Risultano sue, infatti, le espressioni la palla gol, il libero, la melina, la pretattica. Dal 2002 la storica Arena di Milano è ribattezzata Arena Gianni Brera. Caro Brera, io ti chiedo scusa ancora per l'anno scorso, ti ricordi quando dissi così scherzosamente, e del resto io volevo fare un complimento. Cari spettatori, parla Brera, prendete il vocabolario, perché e volevo soltanto dire che il tuo linguaggio è così, diciamo, arguto, così anche complesso, in certi casi è necessario. Quindi però ritiro il vocabolario, cari spettatori, prendete l'enciclopedia, parla Brera. Ugo, buongiorno. Intanto saluto in te il più grande attore della Bassa, dopo Ferruccio Garavaglia, che era proprio di San Zenone, cioè del mio paese. L'incidente che abbiamo avuto è ormai esaurito, va tutto bene, ti ho pregato in dialetto nativo di andare a scopare il mare, adesso invece ti ho ammirato, non solo perché sei bravissimo, cordiale, hai trovato una tua misura di attore perfetto, per cui riesci ovviamente a fare anche il giornalista, che è un mestiere molto facile, ma perché ti sei ricordato di Prati. Vorrei dirti che il nostro piccolo gruppo etnico, che magari parte da Venezia e arriva fino a Torino, ha dato centravanti della misura di Schiavio, chiama anche Stoppani e di Como, di Peppino Meazza, che è di Mediglia e di Milano, cioè Bassa Lodesana, verso di te, verso di noi anzi, poi Piola, che è di Pavia, Robbio Lomellina, provincia di Pavia, poi un certo Mazzolino, quello vecchio, e due nuovi adesso, e il signor Riva di Leggiuno, e ancora Pierin Prati, che è di Cinisello Balsamo. Siamo piuttosto orgogliosi di questo. Ma ieri tutti hanno visto, e mi fa piacere che il mio amico Bardelli l'abbia rilevato, l'uomo partita non è stato Riva, che è quella forza della natura, anzi sono arrivato persino a dire in un momento di esaltazione etnica che è una reviviscenza di re Brenno, quello che ha detto Ve Victis ai Romani, gli faremo il monumento a Brenno in provincia di Como. Ma l'uomo partita è stato il ragionier Barbisino, che è qui vicino a me, e che quando io lo incontro sempre lo insulto, perché da anni si ostina a fare la prima donna, come la faceva Boniperti in un certo momento, prima del 57, quando ha capito che doveva lavorare per gli altri, sapendo farlo benissimo.